Che rapporto hai col tuo passato, il tuo presente e il tuo futuro? Secondo me, essere consapevoli di questo rapporto è la chiave per il proprio cambiamento, per migliorare se stessi. Resta con me e ne parleremo in questo video. Ciao, sono Giusy e ti do il benvenuto sul mio canale. Se hai scelto questo canale di guardare questo video è perché probabilmente ti interessano il cambiamento personale e l'educazione personale. Oggi parleremo del nostro rapporto con il tempo, col passato, col presente, con il futuro. Voglio iniziare dandoti subito la mia opinione, quello che io penso ed il rapporto che ho con questi tre aspetti temporali. Il mio consiglio è che mentre desideri, progetti e agisci per costruire il tuo futuro, non devi dimenticarti assolutamente del tuo presente. Cioè, mentre sei proiettata nel futuro, devi assolutamente vivere e godere il presente, perché la vita che hai è quella che hai adesso. Se c'è una cosa di cui sono certa è che io tendo assolutamente a non vivere nel passato, raramente mi guardo indietro. Non ho rimpianti, non ho rammarichi, sono consapevole che avrei potuto fare scelte diverse, ma alla fine penso sempre che ho fatto queste scelte e sono soddisfatta di averle fatte. Nella mia vita ho sempre guardato molto al futuro, tantissimo al futuro. Ho sempre progettato, io ero sempre dopo, al di là, al domani. E ho sempre progettato e ho sempre costruito, agito per raggiungere i miei obiettivi. Ad esempio, ho scelto il lavoro che avrei voluto fare, l'educatore professionale. Ho fatto il mio percorso di studi, l'ho completato e sono diventata un educatore professionale. Poi ho deciso che volevo andare a convivere e sono andata a convivere. Ho fatto delle cose, no, per permettere la convivenza. Ho acquistato casa, ho coltivato una relazione, poi ho deciso di sposarmi e mi sono sposata. Poi ho deciso, e qui vabbè, sono consapevole che tu puoi deciderlo, però non dipende solamente da te, insomma, c'è stato il primo figlio, il secondo figlio, poi ho deciso che volevo una casa più grande, una casa più bella, una casa per la mia famiglia, per crescere i miei figli con degli spazi adeguati e ho lavorato e ho costruito e l'ho costruita veramente perché è stata una ristrutturazione. Quindi avevo un desiderio. Poi al desiderio è seguito un progetto, al progetto è seguito un agire, dei comportamenti specifici, pratici, che hanno permesso di realizzare il mio progetto e quindi il mio desiderio. Poi ho desiderato un gatto e ho lavorato per avere un gatto. Vi assicuro che ho dovuto lavorare molto con mio marito per avere un gatto. A parte gli scherzi, questa mia tendenza a non guardarmi indietro, a guardare sempre avanti, penso veramente che sia un pregio, perché non hai sofferenze rispetto a questo, non hai rammarichi, non hai amarezze. Conosco molte persone che aumentano la loro sofferenza perché continuano a pensare al passato, a quello che non è stato. Quindi sono molto contenta di questa mia indole, però questa indole, diventando poi una consapevolezza, è qualcosa che ho coltivato, che ho voluto assolutamente mantenere. Tenere. Ad esempio, sono sempre stata contenta della mia età di quel momento. Adesso ho quasi 40 anni e non ne vorrei avere 15, non ne vorrei avere 20. Sono contenta di avere quasi 40 anni. Forse perché ho sempre costruito nella mia vita, ho sempre fatto un passo in avanti e quindi tornare indietro, tornare ai 20 anni vuol dire perdere tantissime cose che ho costruito con fatica e con lavoro. Per me guardare al futuro vuol dire stare bene, perché guardare al futuro vuol dire desiderare, progettare e dar vita a delle speranze, delle idee, ad esempio come questo canale YouTube. Io ho sempre bisogno di un progetto nuovo, che sia la casa, i figli, cambiare lavoro. Adesso ho questo progetto di questo canale, anzi ne approfitto per dirti se ti piacciono i miei video, se ti piace il mio canale, iscriviti così mi supporti. Pensando quindi a questo rapporto col mio passato, col mio futuro, negli ultimi anni è sorta un'altra consapevolezza. La consapevolezza che però alcune volte nella mia vita mi sono forse persa al presente stando troppo attenta al futuro. Mi spiego, pensando molto a quello che sarei potuta essere dopo un anno, dopo 5 anni, dopo 10 anni, io spesso mi immagino anche da signora, da anziana, spesso forse mi sono persa il presente, però questo fino a 10 anni fa, cioè fino a prima dei figli. Devo dire che con i figli, invece è migliorato moltissimo il mio rapporto col presente. Ho imparato assolutamente a godere
godere del presente, quindi a fermarmi a godere delle piccole cose, anche di un gelato, di un prato, di un picnic, perché i figli in qualche modo ti riportano alla realtà, ti riportano coi piedi per terra, ti obbligano a vivere e a essere consapevole della tua giornata, perché ti obbligano a scegliere le attività, ti obbligano a stare attento alle parole, ai gesti, alle sfumature, quindi ti obbligano assolutamente nel stare nel qui ed ora. Questo sempre progettando per il loro futuro, perché la consapevolezza del presente aiuta poi a progettare e costruire un futuro sempre in evoluzione, sempre in cambiamento, sempre positivo. Quindi ho assolutamente imparato che è possibilissimo progettare, desiderare, costruire, godendosi comunque anche il momento presente. Quindi resto convinta assolutamente io che guardarsi indietro serve magari per non ripetere degli errori, perché tutti noi abbiamo fatto degli errori, ecco, ma non per rammarico e perché vorremmo tornare a 10 anni fa, a 20 anni fa, no, questo ci fa solo del male. Progettare ci fa sentire vivi, ci fa continuamente desiderare di migliorare e di evolvere. Però non dimentichiamoci di vivere il presente, perché la vita è adesso, la vita è oggi. L'unico momento in cui mi rifugio nel passato, ed è un momento veramente molto emozionante, molto tenero, molto di puro amore veramente, è quando guardo e voglio riguardare le fotografie dei bambini. La mia bimba più grande ha quasi 10 anni, il piccolo ne ha 6, e riguardare la loro nascita quando avevano 1 anno, 2 anni, 3 anni è veramente magico. E però vedete, alla fine guardo il passato, ma sempre per dare vita a cicli ed emozioni positive, cioè mi dà molta carica perché guardarli adesso, guardarli come erano, guardarli come si sono trasformati, evoluti, è sempre un modo per continuare a trovare le energie e la voglia di desiderare, di progettare e di evolvere. Questo del tempo e del passato, del presente e del futuro è un argomento che mi interessa molto e spesso ne parlo con le mie amiche, con le persone che mi stanno vicino. Quindi veramente sono molto interessata. E lasciami un commento di come è il tuo rapporto invece con il passato, il presente e il futuro, perché veramente è un argomento che secondo me è la chiave per stare bene e trovare il senso della propria vita. Intanto ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo assolutamente per un prossimo video. Ciao!